Ciao a tutti amici, bentornati come sempre in casa di Raffi alla grande. Ragazzi, oggi andrò a fare un buonissimo pollo con peperoni e olive. Ovviamente come lo faccio io, a casa mia. Come già vedete, in un bel tegame abbastanza ampio, ho messo un filo d'olio, su per giù un 20-25 grammi di olio extravergine di oliva. Adesso ci andiamo a mettere uno spicchio d'aglio. E lo facciamo leggermente imbiondire e poi lo togliamo. Se poi a voi piace, lo potete anche rimanere. Allora, una volta che abbiamo fatto imbiondire un po' l'aglio, ovviamente io, come ho detto prima, lo vado a togliere e vado a inserire il pollo. Potete mettere qualsiasi tipo di pollo, coscette, petto, quello che volete. Allora, questa ricetta è per sempre 5 persone. Ovviamente sono 5 coscette con 5 petti. Allora, una volta inseriti tutte le nostre coscette e petto, li facciamo leggermente rosolare da una parte all'altra. Come vedete, io ho tolto la pelle. Se voi li volete rimanere con la pelle, lo potete fare. Se no, come ho fatto io, potete togliere per essere meno grasso il pollo. Allora, una volta che vediamo che il nostro pollo si è rosolato da una parte all'altra, incominciamo a inserire il sale, ovviamente sempre a piacere, come preferite voi. Una volta inserito il sale, andiamo a inserire 200 g di vino bianco e andiamo a sfumare il tutto. Allora, una volta che abbiamo aspettato 6-7 minuti, andiamo a inserire dei peperoni. In pratica io ho preso tre peperoni gialli e li ho tagliati a listarelle e li andiamo a inserire nel nostro pollo. Fatto questo, andiamo a inserire anche olive o verdi o nere, come volete. Ovviamente a piacere, quanto ne volete, ne potete inserire. Una volta inserito anche le olive, mettiamo il coperchio e facciamo appassire per una decina di minuti i nostri peperoni con il nostro pollo. Allora, trascorsi 10 minuti, adesso prendiamo una quindicina di pomodorini, di ciliegine, li andiamo a fare a metà e li andiamo a inserire. Ovviamente schiacciamo e inseriamo. Allora, una volta che abbiamo inserito tutte le nostre ciliegine fatte a metà, io andrò a inserire anche un cucchiaio di concentrato di pomodoro. Una volta messo, andiamo a girare il tutto. Una volta che abbiamo inserito il concentrato e abbiamo dato una bella amalgamata a tutto il nostro pollo, come vedete, in questo pentolino qui ho messo mezzo litro di acqua con un dado, ho fatto sciogliere. Adesso ci andiamo a inserire 3 mestoli di brodo. Una volta inserito il brodo, andiamo a chiudere con il coperchio e aspettiamo 50 minuti che tutto cuocia. Ovviamente ogni 10 minuti andiamo a controllare, andiamo a girare, ok? Fino a fine cottura. Abbiamo finito di cuocere il nostro pollo, come vedete già l'ho impiattato perché siamo pronti per mangiarcelo. Spero tanto che questa buonissima ricetta vi sia piaciuta. Mi raccomando, fatelo e quando lo fate mi fate sapere perché è veramente buonissima. Potete fare anche un'ottima scarpetta con la sua cremina che si viene a creare. Beh, che dirvi, mi raccomando, spolliciamo come sempre alla grande e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!